abbiamo deciso di rinfrescare un po' la memoria a tutti con un elenco un po' particolare. Le persone che non sapevate avessero vinto un Oscar. Venite a commentare a dirci quali sapevate e quali no. Cominciamo. Lo chiamano The Boss per un motivo. A parte essere un cantante straordinario, un animale da palco grazie ai suoi concerti da 3 ore, è attivo politicamente e la sua voce non ha eguali nel panorama americano. Ah sì, e ha anche vinto un premio Oscar. Tra le mille cose che ha fatto nella vita, nel 1993 compose la canzone Streets of Philadelphia, che ricorderete. Miglior canzone originale nel 1994, e ci sembra giusto così. Ricordate 8 Mile, il film non proprio memorabile che vedeva protagonista uno dei più grandi rapper di ogni tempo, Eminem? Ecco, nel 2003 l'Academy premiò il cantante americano con l'Oscar alla miglior canzone per Lose Yourself, forse il pezzo più bello scritto dal rapper di Detroit. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. Eminem non ritirò il premio perché stava dormendo con la figlioletta davanti ai cartoni animati, sicuro che non avrebbe mai vinto. E invece... La Disney è sempre stata famosa per le sue musiche, e negli anni 90 diede carta bianca a dei fenomeni per scrivere le canzoni dei film, tra cui un certo Phil Collins, che nel 1999 vinse l'Oscar per la miglior canzone grazie a questa. La ricordate? Ma dai, sì, è Tarzan e You Be In My Heart. In realtà scrisse tutte le canzoni del film, ma questa era sicuramente la più bella. La colonna sonora vinse anche un Grammy e un Golden Globe. Beh, credo che Phil poteva ritenersi soddisfatto, no? Tra i tanti valori aggiunti della signora della TV americana, Oprah Winfrey, troviamo quello dell'essere una bravissima attrice, come abbiamo potuto vedere in The Butler. Eppure l'Oscar che Oprah può vantarsi di avere è legato ai suoi gesti umanitari. Non lo sapevate, vero? Eh sì, si tratta del premio Oscar umanitario Jean Ehrschild. Il motivo per cui nessuno lo sa è che non viene dato alla cerimonia ufficiale, ma in un'altra che non viene trasmessa. Boh, gli americani sono pazzi. Tutti sappiamo che Angelina Jolie ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2000, grazie alla sua interpretazione in Ragazze interrotte. Beh, ne ha vinto anche un altro. Esatto, e anche lei lo ha ottenuto come Oprah per il suo impegno umanitario. Insomma, tutti abbiamo la possibilità di vincere un Oscar se ci impegniamo un sacco in cause importanti, come quella di aiutare gli altri, così per dire. So thank you for... Amatelo o odiatelo, Nicolas Cage l'ha vinto, amici, l'ha vinto alla grande. E non per le sue infinite pettinature o per il suo Superman che non ha mai visto la luce, ma per un'ottima interpretazione in Via da Las Vegas. Era il 1995 e Nicolas diventava il quinto più giovane di sempre a vincere il premio come miglior attore. Quindi è inutile che prendete tanto per il culo, Nicolas è forte, o almeno lo è stato per qualche tempo. Zia May, zia Tomei. Marisa Tomei. Sì, proprio la zia di Spider-Man in Homecoming. Bella e brava. E forse pochissimi sanno che a casa c'ha una bella statuetta d'oro. Inaspettato, vero? Ebbene, era il 1993 e in concorso agli Oscar c'era Mio cugino Vincenzo, un film molto divertente dell'epoca. La nostra zia May lo vinse come miglior attrice non protagonista, sconfiggendo tra le altre Judy Davis, Miranda Richardson e la leggendaria Vanessa Redgrave. Thank you very much. Anche uno dei dottori della serie inglese più famosa di sempre ha vinto un Oscar. Stiamo parlando di Peter Capaldi, il 12° dottore, protagonista dalla stagione 8 alla 10 di Doctor Who. Il nostro Peter si portò a casa una statuetta per il miglior cortometraggio nel 1995. Scrisse e diresse infatti Franz Kafka's It's a Wonderful Life, che raccontava la storia dello scrittore mentre cercava di scrivere il suo capolavoro, La Metamorfosi. Ammazza Peter, che cultura! My mom and dad and the Academy, thanks a lot. Non è che siamo stati veramente sorpresi dal fatto che Annie Lennox vinse un Oscar nel 2004. D'altronde è una leggendaria cantante e cantautrice. Quindi uno potrebbe pensare, vabbè, ha vinto ai magici tempi degli Eurythmics e Sweet Dreams. No, sbagliato. Nel 2003 Annie scrisse insieme ad Howard Shore e Fran Welsh Into the West, il tema dei titoli di coda del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Spettacolare, eh? I brividi ogni volta che sento questa canzone. Dream of the ones who came before. Anna Paquin è una delle tipiche attrici di cui ricordi il viso ma mai il nome. Cioè almeno io ogni volta devo ricontrollare.
la Suki Steakhouse di True Blood, per cui ha vinto anche un Golden Globe, la Rogue della saga degli X-Men. Ebbene, lei è la seconda più giovane vincitrice al mondo di un Oscar come miglior attrice non protagonista. Era il 1994 e il film era Lezioni di piano. Tra l'altro vi consiglio di recuperarlo, è veramente bello. Questo è tutto, quali di questi non conoscevate? Io sono Tico, ci vediamo il 4 marzo intorno a mezzanotte per la diretta degli Oscar 2018, live su Screen Week TV. Intanto iscrivetevi al nostro canale, visitate il nostro blog, blog.screenweek.it e scaricate le nostre app, sono gratuite. Ciao!